All'ultimo assalto di una gara che sembrava vinta, il Teramo riesce nell'impresa di rovinarsi il Natale, facendosi raggiungere da un lumezzane magari non trascendentale, ma che nel finale sfrutta il fallo ingenuo di Steffè per siglare con Leonetti il gol dell'1-1 che per i biancorossi sa di beffa tremenda. Strano a dirsi, proprio Leonetti, uno che per ammissione stessa di Luciano De Paolo a fine partita lascerà i Lombardi tra pochi giorni. Zauli prova dall'inizio a riproporre Fratangelo e Capitanio, panchinando Sansovini e Caidi, ma il più in palla è Ilari, che al sesto prova a battere Leonetti, attento nella risposta. Lumezzane, che in fase difensiva sbaglia pochissimo, quasi nulla, e con Bacio Terracino al dodicesimo e Russini, minuto 17, tenta di creare qualche grattacapo a Rossi, che però non rischia davvero nulla. Sarà che il primo tempo è alla camomilla, quasi al cloroformio, tanto da far venire più di uno sbadiglio agli infreddoliti spettatori del Bonolis. Ilari al diciottesimo ha una grande occasione, in area ma col sinistro manda la palla al lato. Nell'intervallo Zauli getta nella mischia Sansovini e l'ex Pescara lo ripaga subito. L'assist di Carraro è trasformato nel vantaggio dalla punta, che col piede preferito, il mancino, pesca l'angolo alla sinistra di Pasotti. Il Teramo mette il naso avanti, ma l'esultanza di Sansovini è quantomeno particolare. Resta fermo con i componenti della panchina che scattano per abbracciarlo. Insomma, l'ennesima esclusione non sembra proprio essergli andata giù. De Paolo inserisce speciale per Varas, ma è il diavolo che impegna Pasotti con croce sinistro centrale. Il tecnico di casa lo cambia qualche minuto dopo con Petrella, ma è Boulevardi a sfiorare il raddoppio al settantesimo. Anche Petrella prova a blindare il risultato con Mancino, ma Pasotti è superlativo a sbarrargli la strada. Il lumezzane tenta il tutto per tutto e coi calci piazzati va vicino al pari in mischia. L'ultimo sussulto di casa è di Sansovini, sempre lui, con lob che manca di poco, il bersaglio grosso. Il resto è la beffa che si consuma quando l'arbitro ha già quasi il fischietto in bocca. Leonetti ricaccia indietro il Teramo e lo costringe a giocarsi col Bassano l'ultima prima di Capodanno e della sosta. Sarà anche il terzo risultato utile consecutivo, ma l'aria in casa Teramo continua a rimanere pesante, molto pesante.